La fontana di San Pietro esisteva già nel 1490, decentrata rispetto all'attuale. Ricostruita da Maderno nel 1614, sarà parte della definitiva impostazione della piazza dal 1657 ad opera del Bernini, dovendo cedere il centro all'obelisco innalzato nel 1586. La simmetria della piazza ne esige un'altra esattamente uguale, eccetto che per lo stemma pontificio. La parte sommitale presenta la parte convessa verso l'alto per far sì che l'acqua, ricadendo, si frantumasse in piccolissime gocce prima di adagiarsi nella vasca più bassa. Nel 1627 Papa Urbano VIII incarica il Bernini per la realizzazione della barcaccia. Il nome richiama una barca destinata al trasporto del vino, con le fiancate particolarmente basse per l'imbarco e lo sbarco delle botti. Secondo la versione popolare, la sua forma richiama invece una barca arenata nel Natale 1598 dalla piena del Tevere. Nella poppa e nella prua troviamo i due stemmi pontifici, tiara e api. La fontana dei quattro fiumi venne realizzata dal Bernini nel 1651. Il panneggio del Nilo ricorda che le sue sorgenti erano ignote fino alla fine del XIX secolo. Il lungo remo del Gange suggerisce la navigabilità del suo letto. I due stemmi dei Panfili del Danubio indicano l'autorità della Chiesa sul mondo intero. Le monete del Rio della Plata simboleggiano il colore argenteo delle sue acque. Il Nettuno veniva identificato come fontana dei Calderari, essendo attigua al vicolo occupato da venditori di stoviglie. Realizzata da Giacomo della Porta nel 1574, venne poi rinnovata dal Bernini che sostituì basamento e balaustra su incarico di Innocenzo X. Solo nel 1873 gli scultori della Bitta e Zappalà aggiunsero il gruppo centrale e tutt'intorno Nereidi, Putti e cavalli alati. Lo scontro fisico, già presente nella Fontana del Moro, lo troviamo nel marmoreo Nettuno che lotta contro una piovra. Il Moro è un progetto di Giacomo della Porta del 1574, poi ampliato e trasformato dal Bernini. Secondo il credo popolare, lo scultore si ispirò alla statua di Pasquino, una delle tante statue parlanti al cui collo mani ignote appendevano versetti satirici e critiche alla classe dirigente, nobili e clero in generale, le famose pasquinate. I tratti somatici della figura maschile, che tiene un delfino per la coda, richiamano vagamente quelli di un uomo di colore e diedero alla fontana il nome che conserva. Studiata attentamente l'uscita dell'acqua per darle un carattere spettacolare mediante la metamorfosi acqua-luce. Papa Urbano VIII commissionò il Tritone al Bernini a seguito della ristrutturazione di Palazzo Barberini fatto costruire tra il 1642 e il 1643. Priva di elementi architettonici, è tra le più belle e famose fontane di Roma. Il gruppo, costruito interamente in travertino, rappresenta un tritone, figura legata all'acqua, inginocchiato su una conchiglia bivalve. La base cava del gruppo scultoreo principale fu una innovazione. Era anche nota come Fontana del Tritone Sonante, a causa del sibilo emesso dall'altissimo zampillo che un tempo fuoriusciva dalla conchiglia.
Si narra che il duca Mattei, per stupire il futuro suocero, abbia fatto costruire la fontana delle tartarughe in una sola notte, ma il tempo di realizzazione è il punto debole della leggenda. I quattro efebi poggiano il piede sui delfini dalle cui bocche fuoriesce l'acqua e le loro braccia, sollevate sul bordo della vasca, danno l'impressione di spingere le tartarughe ad abbeverarsi. Probabile progetto di Giacomo della Porta, i lavori furono condotti dallo scultore Matteo Landini. La fontana è un unicum nel panorama romano contemporaneo per la prevalenza dell'elemento scultoreo, bronzo, sulla parte architettonica, per la complessità della lavorazione e per la policromia dei marmi impiegati. Le tartarughe furono aggiunte posteriormente dal Bernini. La fontana attuale è opera dello scultore palermitano Mario Rutelli e fu inaugurata nel 1901. Le quattro figure bronzee raffigurano le Naiadi, divinità pagane, rispettivamente la ninfa dei laghi, riconoscibile dal cigno che tiene con sé, la ninfa dei fiumi, adagiata su un mostro acquatico, la ninfa delle acque sotterranee, sdraiata sopra un drago, e la ninfa degli oceani, in sella ad un cavallo. La posizione sensuale delle statue con i loro corpi procaci risultò immorale per l'ala conservatrice della chiesa, che fece erigere uno steccato di legno per impedirne la vista. Il perbenismo imperava, ma il comune abbracciò la causa progressista e lo steccato fu abolito. Il gruppo centrale, un tritone, un delfino e un polipo, fece ribattezzare la fontana il Fritto Misto di Termini. Una delle icone della città risale al Settecento. Lanciamo una monetina con le spalle rivolte verso la fontana e ritorneremo a Roma, così dice la leggenda. Progettata da Nicola Salvi, la fontana di Trevi appartiene al tardo barocco e la sua storia è strettamente collegata a quella dell'acquedotto Vergine. Il punto terminale dell'acquedotto si trovava nei pressi di un trivio, Treio nella lingua dell'epoca, ove venne edificata una fontana, e questa è un'ipotesi abbastanza accreditata sull'origine del nome. Con Papa Urbano VIII prende idea l'attuale progetto scenografico che demolirà il prospetto rinascimentale preesistente. La placidità e la maggior dinamicità dei due cavalli alati che trainano il cocchio del dio Oceano richiamano i due aspetti del mare. Connubio tra stile classico e barocco, quest'ultimo, preferito dalla Chiesa Cattolica per la sua teatralità, non poteva essere ignorata dal mondo del cinema. L'acqua, cara all'architettura barocca, non è vista semplicemente come materia, ma elemento di una teatrale architettura. Indica vitalità, divenire continuo e assume forme di zampilli, correnti, cascate e specchi. Il biscione risale al XVIII secolo ed è di provenienza lombarda. Lo stile barocco è presente in una serie di segmenti rettilinei e curve. Due coppie di putti si tendono le mani in atteggiamento di danza, altre due sorreggono lo scudo con il biscione, simbolo visconteo. La fontana dell'Ovato deve il suo nome alla particolare forma ad esedra circolare. Opera di Pirro Ligorio, è detta anche Fontana di Tivoli. La sua particolare elaborazione la rende la fontana più barocca di Villa d'Este. È dotata di statue raffiguranti eroi della mitologia che esaltano la dinastia Estense. Simbolicamente rappresenta la cascata di Tivoli, mentre le rocce nella parte alta rappresentano i monti Tiburtini, dai quali discendono i fiumi Aniene, Herculaneo e Albuneo. In fondo al viale delle 100 fontane si apre il belvedere della Rometta con la rappresentazione di Roma in trono, una Roma vittoriosa, armata di elmo, corazza e lancia. Posizionata su un grande basamento, vi si accede tramite un ponticello che scavalca un canale rappresentante il Tevere. Al centro del corso d'acqua, una nave romana rappresenta l'isola Tiberina, il posto in cui si instaurò il primo nucleo romano. Già nell'antichità l'isola era sede di numerosi ospedali,
ai quali probabilmente fa riferimento il serpente sotto il ponticello, simbolo del dio della medicina Esculapio. Al lato il gruppo scultoreo della lupa che allatta Romolo e Remo. La fontana dell'organo, la più scenografica di Villa d'Este, è di gusto barocco ed è quindi lontana dallo stile rinascimentale della villa. Il francese Claude Vénard inventò un congegno in base al quale la caduta dell'acqua determinava l'uscita dell'aria dalle canne, mentre in contemporanea un altro congegno abbassava i tasti. Si produceva così un motivo d'organo. Si narra che Papa Gregorio XIII, nel 1573, stupefatto da quei suoni, volle controllare di persona che nessuno stesse suonando. Il restauro novecentesco della cascata del Bernini è opera di Attilio Rosa. Progettate da Pirro Ligorio, le 100 fontane fiancheggiano un lungo viale di 100 metri e si presentano su tre piani, in cui scorrono parallelamente tre piccoli corsi d'acqua, simbolicamente le acque dei fiumi Albuneo, Aniene e Ercolaneo. Si tratta di 100 fontane a forma di obelischi, barchette, gigli e aquile, questi ultimi riconducibili all'araldica estense. La fontana ha ispirato Gabriele D'Annunzio nelle elegie romane e la sua suggestione ha fatto da sfondo a numerosi film, come la scena del banchetto nel Ben-Hur di Wyler. Fatta eccezione per la fontana delle Naiadi, troppo suggestiva e importante per non essere menzionata nel panorama artistico di Roma, vi ho presentato una piccola parte dell'architettura seicentesca romana. Il Seicento fu il secolo della Controriforma cattolica che nacque come risposta al protestantesimo. Venne quindi usata per ricondurre il popolo alla dottrina cattolica. Caratterizzano lo stile, la ricerca del movimento e dell'energia. Si accentua così l'effetto drammatico delle opere attraverso forti contrasti di luce e ombra.